i vostri figli non sono vostri. Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi. E benché vivano con voi, cioè non di meno, non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime, perché le loro anime abitano nella casa del futuro, che neppure in sogno potete visitare. Potete cercare di essere simili a loro, ma non potete farli simili a voi, perché la vita procede e non si attarda mai sopra il passato. Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce, sono scoccati avanti. L'arciere vede il bersaglio sulla linea dell'infinito e con la forza vi tende perché le frecce vadano rapide e lontane. E che il vostro tendervi nella mano dell'arciere avvenga nella gioia, perché come ama le frecce che volano, così ama l'arco che sta fermo.